Alle volte le conversazioni più interessanti derivano da domande strane, come ad esempio: qual è la tomba più inquietante, inaccessibile e pericolosa del mondo? Beh, rimani e lo scoprirai. La tomba più pericolosa del mondo è quella che contiene il cadavere di un uomo orribilmente distrutto e seppellito più di 50 anni fa. Ti presento Richard Leroy McKinley. La sua tomba si trova nel cimitero nazionale di Arlington, sezione 31. Questa lapide bianca non è diversa dalle altre lapidi di questo cimitero o di qualsiasi altro cimitero del mondo. È quello che c'è sotto che è veramente pericoloso e terrificante. Ed è proprio questo che la rende unica al mondo. Per cominciare, disotterrare cadaveri è una cosa illegale. E visto che stiamo parlando della tomba di Richard Leroy, non solo è illegale, ma se ti scoprissero nell'atto, ti sparerebbero a vista. Chiunque sia scoperto a profanare questa tomba otterrebbe come risposta una sentenza di morte seduta istante. Gli ordini sono di sparare a vista chi che sia. Ma diciamo che siamo persone molto determinate e che in qualche modo ci riusciamo. Prendiamo una palla e cominciamo a scavare, ma non ci vorrà molto prima di iniziare a incontrarci con cose parecchio strane e inusuali. Per cominciare ci troveremo con una camera metallica di 3 metri di diametro che rimpiazza una fossa normale, tipo quelle che si scavano per qualsiasi tomba. Questa camera ha uno spessore di 30 cm. Sì, hai sentito bene. La camera della quale stiamo parlando ha uno spessore di 30 cm di metallo massiccio. Questo cavò è impenetrabile, o quantomeno è così come l'hanno costruito, togliendo la possibilità nel caso lo si voglia di riaprirla, visto che non ha neanche la porta. Semplicemente l'hanno fatto intorno ad un oggetto. Ma se potessimo oltrepassare quei 30 cm di spessore e aprirla, una volta dentro ci troveremo come in una matriosca. Dentro la camera si trova un'altra scatola più piccola, ma dello stesso spessore. E se per qualche ragione avessimo il potere di aprire anche quella scatola, lì dentro troveremo sottovuoto una bara in piombo, sigillata con lastre e lastre di cotone e plastica. Il mistero si infittisce. Togliendo le lastre e impegnandoci nel gravoso compito di tagliare la bara di piombo, la quale fu sigillata per non essere mai più aperta, e una volta concluso anche questo lavoro, ci imbatteremo finalmente con il signore Richard Leroy McKinley, in persona. Il cadavere lo si troverebbe con il petto orribilmente aperto, come se l'avesse colpito una bomba. Lo stomaco lo si troverebbe in condizioni simili, senza essere rattoppato. La pelle si troverebbe completamente consumata e lo spettacolo sarebbe abominevole. Ed è qui la cosa più strana. Nonostante quest'uomo sia morto nel 1961, il suo cadavere si trova quasi perfettamente conservato, dovuto al fatto che è stato sottovuoto. Ma la vuoi sapere un'altra cosa? Non faresti in tempo a essere affascinato o affascinata con questo ritrovamento, né terrorizzato o terrorizzata con l'aspetto di Richard Leroy, perché a quel punto saresti già morto. Il signore McKinley morì in un terribile incidente nucleare, conosciuto come l'incidente SL1. Il suo corpo è stato sottomesso a quantità straordinarie e incommensurabili di radiazioni ed è entrato in contatto direttamente con materiali assolutamente letali.
Probabilmente quest'uomo fu una brava persona in vita, ma parallelamente all'incidente il suo corpo mise in serio pericolo centinaia di persone. Senza saperlo si trasformò dopo la sua morte nel cadavere più pericoloso della storia. Un'arma feroce che sarebbe capace di mettere fine alla vita di chiunque gli si avvicini, in un raggio immenso. Nel sapere e nello scoprire tutto questo, mi vengono in mente le inquietanti e profetiche parole di Nikola Tesla. Da destino è tutto, vi saluto e vi do la buonanotte. Se il video ti è piaciuto, dagli un like, iscriviti o lascia un commento. Questo mi aiuterà a caricare altri video. Grazie.